5 minuti con Alice Olimpia Attanasio. Eccoci qua, ciao Alice. Ciao. Ben trovata, siamo nella galleria di Milano, a San Lorenzo di Milano, colta e rubata al volo per questi 5 minuti. Allora, chi sei? Dunque, sono Alice Olimpia Attanasio, sono una giovane artista che lavora a Milano e non solo. E con un sacco di bei progetti in mente. Senti, allora, raccontiamo un po' dei tuoi trascorsi, nonostante la tua giovane età. Vabbè, Accademia di Brera, subito catapultata. No, non Brera, ho già sbagliato, vai. IED, è vero, lo IED. Arti visive. Catapultata immediatamente nel mondo dell'arte, con la partecipazione a tanti premi, tra l'altro vincitrice della scorsa edizione del Premio Arte Laguna per la sezione Under 25, giusto? Quest'anno invece è appena concluso. Anche quest'anno Under 25, anche un premio speciale con la Galleria Giudecca di Venezia e insomma. Con una mostra che si terrà nell'autunno prossimo? Sì, probabilmente a novembre. Ok. Una mostra qua da noi di grande successo che ancora fa parlare molto di sé. La mostra intitolata Medication e poi tante partecipazioni a tante collettive sparse un po' lungo tutto lo stivale. Mentre invece a livello di personale? A livello? Di mostre personali? Che arrivano a maggio la prossima, sì, in una nuova galleria che si chiama Paola Rescio e sto preparando dei lavori totalmente nuovi. Adesso ne ho appena chiusa una alla galleria Masto e insomma sarà molto diverso l'approccio che ci sarà in futuro. Ok. Senti, allora, sei estremamente poliedrica, passi da un segno grafico molto deciso e, a mio giudizio, anche molto efficace, a un gesto pittorico, come ti ho già detto molte volte, io non mento mai, ancora forse un pochino acerbo, ma soprattutto una capacità di lavoro, di realizzazione, su un lavoro 3D tridimensionale, quindi installazioni spesso molto concettuali, come ne abbiamo avuto un esempio nella nostra mostra qua a Milano. Dimmi, quale di queste tre espressioni, anzi quattro espressioni, perché so che c'è di mezzo anche la fotografia, che sta quale cominciando. Di queste espressioni ti rappresenta di più? Sicuramente l'installazione, anche se ritengo che ogni mezzo rappresenti comunque un lato di me, anzi, ribaltiamo la cosa. In base a quello che voglio dire, ci sono dei mezzi più adatti, quindi un discorso può essere rappresentato meglio dall'installazione piuttosto che dal video, piuttosto che dal disegno, dipende molto dal messaggio e da quello che in quel momento a me mi suscita. Senti, c'è qualche personaggio del mondo dell'arte al quale ti ispiri in maniera particolare? No. Però guardo molto in giro. Guardi molto in giro. Sei una che viaggia anche tantissimo perché insomma ti piace scoprire? Sì, mi piacerebbe farlo di più, però c'è sempre tempo. Qual è la scoperta che ti ha più entusiasmato? Da che punto di vista? Nei tuoi viaggi, la cosa che tu hai visto e hai detto, caspita, che idea. Oddio, sono veramente tante le cose, perché ogni volta che vado in un posto cogliere comunque i modi diversi di vivere, di vedere le cose, basta anche solo una parola che mi trasmette un input e che mi può servire per creare poi un progetto. Non credo che sono in particolare. Sei giovanissima, 24 anni, giusto? 25. Arca miseria, 25. Fra 5 anni dove sarai? Non vorrei sembrare troppo ambiziosa. Ma però, i sogni nei cassetti sono liberi, insomma. Spero nei musei. Nei musei? Sì. Quindi saresti una novità per il mercato italiano, perché insomma, tuoi predecessori che a 30 anni sono già nei musei, non ce ne sono tanti di esempi da fare. O sbaglio? Beh, diciamo che nel contemporaneo è già più facile. Vedi la stessa Beecroft, poi vabbè, tutti quelli che fanno parte di quel giro, perché no? Perché insomma, no?
Perché Senti, è un collezionista perché dovrebbe acquistare una tua, una tua opera, un tuo lavoro? potrebbero esserci un sacco di motivi, perché lo trova interessante, perché lo trova bello, perché gli trasmette qualcosa, perché è innovativo. Per un sacco di motivi. Più idea, più tecnica, più innovazione, più ricerca. Allora, per me deve esserci sia l'idea, proprio è indispensabile, 100%, però anche la tecnica ha la sua importanza, secondo me. L'innovazione, secondo me, viene di conseguenza all'idea. Se l'idea è fresca, c'è l'innovazione. Senti, ti esprimi veramente con tutti i mezzi possibili e immaginabili, tutto quello che appartiene all'espressione e al gesto lo utilizzi in maniera indistinta. Ultimamente ho visto tanti lavori con la resina, hai rischiato anche di Sì. intossicarti a furia di utilizzare questa resina. Quello con il quale però ti trovi meglio, con il quale hai più confidenza. Il materiale con cui ho più confidenza. Sono a 360 gradi. Ce ne sono tanti anche in questo caso. Comunque la resina ormai è diventato un materiale che riesco a gestire bene. Però non saprei dirne uno, ce ne sono tanti, anche se non le ho ancora fatte vedere, gestisco bene anche, non so, la argilla, la creta, anche l'olio, non lo so, mi trovo a mio agio per il momento con molte cose. Senti, volendo scavare nel tuo intimo più profondo, cosa c'è di autobiografico nelle tue opere? Tutto, nel senso che comunque sono tutti i miei ragionamenti, pensieri a confronto con quello che mi circonda, quindi è la mia visione di quello che succede nella società, fondamentalmente. Ok, quella è una rappresentazione, Sì. ma di autobiografico, o vuoi dirmi che c'hai un cuore duro come la resina, freddo come la resina, ma pieno di zucchero e di caramelle? Credo di essere in grado di dirlo, forse avrei bisogno di un analista. Senti, fra i tuoi successi, la partecipazione all'ultima edizione di Open, la manifestazione internazionale curata dall'amico Paolo De Grandis, con grande successo tra l'altro anche durante quell'evento. Ecco, il confronto invece con i tuoi colleghi a proposito di Open, come lo vivi? Come una competizione, come un sodalizio, come un'alleanza? Sicuramente più come un'alleanza e anche un confronto, ma nel senso positivo, cioè che mi piace parlare, capire anche come vedono gli altri le cose, come vedono le mie cose anche. Mi aiuta molto a capire se ho sbagliato, se faccio bene, se mi fanno riflettere comunque. Quindi no, sicuramente competizione per niente perché ritengo che ognuno comunque abbia la propria strada. I tre artisti che stimi di più? I tre artisti che stimo di più. Dunque, Jenny Saville per la pittura, Cattelan per le idee, anche se è stato massacrato nel Lima. Dunque, il terzo, ce ne sono molti, direi. Vabbè, perché no? Anche la Bickert può essere. Anche la Bicro. Senti, stai realizzando un lavoro dove ci saranno dei nudi virili, dei nudi maschili. Questa è Sì, anche un'anteprima. se Stai trovando una difficoltà incredibile. sì, i modelli uomini sono veramente difficili da trovare, ma soprattutto perché all'inizio poi magari sono ancora poco pratica, ma spero di riuscire a ottenere un buon risultato. Cos'è il pudore? Cos'è il pudore? Bah, attualmente allora, per me il pudore è molto relativo, nel senso che per me un corpo da fotografare è quasi non dico un oggetto, ma è una questione sociale più che altro, il pudore.
Ognuno poi ha il suo livello. Dipende molto come vedi te e il tuo corpo, fondamentalmente. In che ambiente sei abituato a stare. Quanto è importante l'aspetto sociale nell'arte contemporanea? Molto. Direi che, cioè, comunque per me l'arte deve rispecchiare la società in cui viviamo. Se no è un po' fine a se stessa, ecco. Per scaramanzia non dico nulla, però so che stai lavorando a un progetto molto ambizioso, molto importante, che ha come tema un argomento molto forte. Non diciamo nulla e speriamo di vederne presto i risultati e i frutti. Ti ho fatto la domanda di prima proprio relativa a questo argomento. Sì, spesso è anche difficile riuscire ad affrontare argomenti forti perché bisogna stare attenti a tutta una serie di conseguenze appunto sociali che non potresti non considerare e quindi è molto delicato come lavoro. Senti, facciamo un po' di spot pubblicitario a un amico tuo collega. Sei sempre circondata, o perlomeno ti vedo spessissimo ai vernissaggi, agli eventi, sempre circondata da due personaggi, uno diametralmente opposto. Uno che è Riccardo Gavazzi, che è un artista che dipinge, che sa dipingere in maniera molto efficace. E un altro invece che secondo me è zero come tecnica, ma è geniale come idee, che è Max Papeschi, che utilizza benissimo il computer, però molto probabilmente un giorno lo sfiderò a tenere un pennello in mano. Allora, devo dire che tutte e tre insieme fate un bel trio, insomma, tre modi di vivere e di affrontare l'arte, tutte e tre giovani, a parte Papeschi che è un pochino più anziano. Però devo dire che c'è molta complicità in voi, nonostante trattiate l'arte in tre modi differenti. Credo che sia proprio questo il motivo per cui si riesce a essere così uniti senza bisticciare, diciamo, perché comunque appunto sono tre visioni diverse dell'arte. Riccardo è totalmente pittura, è proprio il suo mondo. Max è comunicazione al 100%. Io non saprei dire, io un po' tutte e due Un forse. po' l'ago della bilancia. Senti, Io ho spazio tra i vari mondi. un aggettivo per descrivere l'arte di Alice Olimpia Attanasio. Non sciogli lingua. Davvero. Un aggettivo? Sì. Cervellotica. Efficace. Va bene. Alice, non ti rubo altro tempo. Ti ringrazio. Ti auguro buon tutto. I progetti sono tantissimi. Incrociamo le dita, tocchiamo ferro, legno, tutto quello che c'è da toccare. Fra 5 anni sarò ben contento di pagare un biglietto per venire a vederti in qualche museo del mondo. Speriamo. Ciao Alice, grazie.